siamo nella riserva naturale dell'Insulerata, Roma Nord, alla ricerca del Bufo Bufo. Qui c'è uno stupendo esemplare di bufo bufo, un rospo comune. È un anfibio anuro, che la parola anuro in latino vuol dire che perde la coda durante la metamorfosi. È un animale prevalentemente notturno, infatti ora era rintanato qui sotto. Ora vi mostro da vicino le caratteristiche di questo esemplare. Subito, per le dimensioni, si può notare che è una femmina, perché in questi animali la femmina è molto più grande del maschio. Al contrario delle rane, i rospi comuni non hanno le zampe completamente palmate, difatti non sono buoni nuotatori. Sono semipalmate, ovvero che la membrana non copre tutte le dita. In pratica di difesa, questo animale si cerne un muco dalle ghiandole poste dietro la testa. Si chiamano ghiandole paratoidi. Un'altra tattica di difesa è quella di gonfiarsi per sembrare più grande alla vista del predatore. Questo animale si nutre prevalentemente di insetti, gasteropodi e artropodi. Un esemplare di queste dimensioni può anche mangiare animali più grandi come piccoli roditori o piccoli nidiacei. La riproduzione di questo animale avviene da febbraio a inizio aprile. I maschi si appoggiano sul dorso delle femmine, aggrappandosi all'amplesso ascellare, quindi all'ascelle delle femmine, e si recano nei corsi d'acqua, dove avviene appunto la riproduzione e la fecondazione delle uova. Liberarlo, dove l'abbiamo trovato? Ecco che subito è andato a nascondersi dove era prima. Ricopriamolo con un po' di foglie, perché come tutti gli anfibi la pelle deve rimanere costantemente umida. Iscrivetevi al canale per sostenere le nostre avventure. Ciao e alla prossima!